Salve carissimi amici Tutubi e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video parliamo del Topolino 3592 con questa copertina d'opera di Corrado Mastantuono per i colori di Andrea Cagol che si rifanno alla storia di apertura di questo numero di Topolino. Un numero di Topolino la cui introduzione curata da Alex Bertani ci parla un po' e di della serie di Lord Eightwack, del quale è presente un nuovo episodio all'interno di questo numero. Ci viene introdotto la nuova miniserie Circus che vedremo dalla prossima settimana proprio sulle pagine del Topolino, che ci terranno compagnia per 5 settimane con 5 doppi episodi, quindi si prospetta una serie bella lunga, però ne riparleremo più nel dettaglio settimana prossima, perché per l'appunto uscirà e la leggeremo ufficialmente. Vi segnalo che se vedete delle luci, un'illuminazione lievemente diversa, perché sto facendo dei lavori domestici, soprattutto in questa camera, in questo momento, quindi ci sono un po' di lavori in corso fondamentalmente, e vedremo cosa porteranno man mano, e spero di riuscire a farvi vedere poi effettivamente cosa diventerà questa stanza una volta che saranno finiti tutti quanti i lavori. Non è correlato a questo, ma in ogni caso vi segnalo che se tutto va come deve andare, lunedì o martedì potrebbe uscire un video un po' interessante, lunghino, ve lo segnalo già che sarà abbastanza lunghino, e per un diciamo evento un pochettino particolare, quindi ci ho tenuto a fare questo video. Ne parleremo per l'appunto settimana prossima, se tutto va bene lunedì 29, se tutto va bene, se no martedì. Vediamo come va. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, perché 5 sono le storie contenute all'interno di questo numero da, per l'appunto, analizzare, perché sono presenti 6 storie in totale, ma una è in due tempi e sono presenti entrambi i tempi all'interno di questa storia, quindi dopo la sigla analizziamo le 5 posizioni di questo numero di Topolino. La storia che mi è piaciuta di meno, la storia che metterei quindi in quinta posizione, è Newton Pitagorico e la luce della scienza, di Matteo Venerus ai testi, Lucio Leoni alle matite e alle chine, Nicole Serra ai colori. Ora, sapete già che non mi piace particolarmente Matteo Venerus come sceneggiatore, per quanto gli dia sempre il beneficio del dubbio, come lo do un po' a tutti quanti gli autori. Parto prevenuto, un filino sì, ma le Victorian Ladies è stata una serie che mi è piaciuta in realtà, quindi non è che odio o critichi questo autore in generale. Questa qui è stata una storia che si voleva prendere un pochettino di spazio, voleva un po' andare a riprendere il Newton Pitagorico curato da Marco Nucci e non solo, riprendendo quel mood, con un Newton che non vuole fare un tema a casa, quindi prende ogni scusa buona per non fare i compiti fondamentalmente. Ok, cioè lui è un genio, gli basterebbe fare in poco tempo i compiti e poi dedicarsi a quel che vuole, però decidi che lui non vuole fare i compiti. Va bene, è pur sempre un ragazzino, facciamocelo andare bene così, e dimostra il suo estro creativo e la sua arte in un modo che sarà molto luminoso, molto luminescente. Ci sono un po' di gag su questo, si vuole mostrare quanto è bravo Newton a inventare cose incredibili, ma eccedendo sempre troppo, e Marco Nucci secondo me è riuscito a trovare una quadra tra le parti, cosa che Matteo Venerus non è riuscito a fare. La risoluzione finale è fin troppo estrema e poco credibile, nonostante siamo all'interno di un universo fumettistico, quindi per quanto comico voglia essere anche questo universo fumettistico, mi pare voler andare un po' troppo in là, però è una storia che comunque si lascia leggere, semplicemente non rimane molto nel cuore del lettore, o almeno a me non è rimasta così particolarmente tanto questa storia. In quarta posizione, Mini Prêt-à-porter Fashion Academy Il Bivio, entrambi gli episodi così di questo Il Bivio, scritta da Sergio Badino per i disegni di Giulia Lomurno, le chine di Roberta Zannotta e i colori di Manuel Giarolli. Come ho già detto nelle puntate scorse, molto buoni i disegni. La trama qui forse si risolleva un po' nel finale, complice anche il maxi spiegone finale dove tutti gli enigmi, tutti i misteri vengono risolti.
però di per sé la storia non ha mai, non mi ha mai colpito, non mi ha mai lasciato particolarmente il segno fondamentalmente. È stata una storia che ho letto perché dovevo leggerla. Finiamo quindi di vedere un po' queste diatribe, queste lotte intestine tra i proprietari della scuola, della Fashion Academy, e Minnie, la sua amica, proprietaria della Purple Boutique. Vediamo un po' cosa fanno anche gli studenti. Abbiamo finalmente una spiegazione di tutti gli enigmi che erano rimasti in sospeso. L'episodio scorso l'avevo trovato particolarmente noioso e quindi molto poco interessante. Qui gli spiegoni riescono a dare stranamente un po' di brio, perché se io penso c'è uno spiegone, penso che di brio ci sia veramente molto molto poco, complice anche. Qui invece c'è un po' di dinamismo, un po' di scena contro scena, colpo di scena, ricontro colpo di scena, tutto molto molto bene. E poi c'è l'epilogo che non finisce mai, te senti che la storia è finita, che non c'è più niente da raccontare, eppure ci sono ancora pagine di storia davanti a te. Diciamo che la gestione dei tempi non è stata proprio il massimo. Non è stato proprio il massimo, ma perlomeno nel finale si è un po' risollevata questa miniserie. Non penso che la rileggerò, non ho intenzione di andare a rileggerla. Mi spiace per Giuliano Murno, che ha avuto finalmente l'occasione di realizzare una storia lunga, quindi l'abbiamo avuto l'occasione di vederla per tantissime pagine. Secondo me ha fatto un buon lavoro dal punto di vista grafico, ma la storia non l'ha sostenuta abbastanza, la storia non è stata particolarmente di mio interesse. Però i gusti sono gusti, le opinioni sono quello che sono, per citare Dadobax, non so perché mi sia venuto in mente lui, però va benissimo così. Nel caso in cui la pensiate diversamente, scrivetemelo, ditemelo nello spazio dei commenti cosa ne avete pensato di questa serie di mini Prêt-à-porter. In terza posizione andrei ad inserire probabilmente La casa delle storie, Paperino e Scarpellino, Akuma, storia di Marco Bosco ai testi, Blasco Pisapia, matite e chine, Irene Fornari ai colori. Dico direi perché, essendo una storia lunga, mi aspettavo qualcosina di più, però tutto sommato è stata una storia molto molto onesta, molto molto semplice. Si rifà a quella biblioteca che abbiamo visto già qualche tempo fa nei pressi di Napoli, comunque sia in Campania, dove non sono contenuti solo libri, ma sono contenuti anche reperti archeologici che hanno a che fare con la conoscenza del sapere. Partendo da questa nozione qui, parte una lunga storia in costume ambientata nel passato, dove abbiamo Zio Paperone che deve fare un affare, siamo, vi direi, nell'antica Roma, fondamentalmente in quel periodo storico lì, e deve fare un affare, e Paperino, che fa lo scriba, dovrebbe redigere dei documenti, solo che succedono delle cose e quindi parte una mega avventura di Paperino e Paperina in quel di Kuma, fondamentalmente. Questa è un po' l'idea di massima. L'idea è abbastanza semplice, ma comunque riuscita. I disegni sono molto particolari. Abbiamo Blasco Pisapia, che è uno stile molto personale, in questo caso è uno stile molto personale che mi piace anche parecchio, quindi sono comunque contento di rivedere questo autore, che secondo me era stato poco valorizzato nel corso degli anni, e adesso invece lo vediamo, non dico spesso, ma abbastanza spesso. Sono contento che venga finalmente valorizzato, per una storia che però ha i suoi momenti divertenti, però è una storia lunga, è una storia mediamente lunga, e mi chiedo un po' il perché, però nel suo fa il suo, quindi finisce in questa terza posizione semplicemente perché la storia breve l'ho trovata più incisiva e più divertente. Però anche questa riesce a strappare due risate, riesce ad essere molto frizzante, abbastanza frizzante, con degli ottimi disegni che fanno davvero molto la differenza. In seconda posizione Paperino, qui qua è la recita movimentata di Tormund Lockling, per i disegni di Arild Mittun e i colori dello studio Egmont. Storia anche qui molto molto semplice, ma è una breve di 10 pagine, per quanto è una breve danese, quindi è su 4 righe anziché le nostre canoniche 3. Molto molto bellini i disegni di Arild Mittun, ha davvero un gran bello stile, molto classico ma allo stesso tempo molto personale, un connubio strano da dirsi, però che in questo caso qui riesce ad essere molto efficace, per una storia che vede, ecco qua, dover fare una recita scolastica. Paperino, che vuole parteciparvi a tutti i costi, tant'è che partecipa alle selezioni e di fatto partecipa alla recita scolastica,
ma dove vuole un po', perché lui è sempre un esaltato, un po' un montato, un po' uno che vuole sempre farsi vedere, fondamentalmente anche all'interno di questa storia farà proprio questo, si vorrà mostrare a tutti i costi e quindi esagererà un pochettino troppo, creando delle situazioni molto surreali e molto divertenti. Quindi nell'insieme è una storia che, per essere una breve, ho trovato molto originale, molto fresca, molto divertente, non ha troppo da dire e quindi si concentra in poche pagine senza essere troppo reiterata nel corso della storia stessa, e quindi l'ho trovata bella, l'ho trovata una bella storia, divertente, perlomeno frizzante, senza troppi fronzoli, con degli ottimi disegni. Che vogliamo di più? In prima posizione Lord Eightquack presenta L'ora del terrore, la leggenda del castello nero. Storia di Giulio Gualtieri per i disegni di Giorgio Cavazzano, le chine di Alessandro Zemolin e colori di Putrashan Binbin Abjalil. Al solito mi scuso per il nome che non so se lo pronuncio bene o meno del colorista di questa storia. Ora, L'ora del terrore è sempre un ciclo che è un po' altalenante, nel senso che ogni storia è letteralmente a sé, ma perché vuole essere a sé. Sono tutte storie che hanno un sottotesto un pochettino più orrorifico, quindi l'atmosfera è un pochettino più thriller, un pochettino più pesante rispetto alle altre storie Disney, e qui i neri di Giorgio Cavazzano e di Alessandro Zemolini, in questo caso, che ha curato le chine, sono davvero d'impatto e piuttosto riusciti. In una storia che si alterna in un presente dove abbiamo Lord Eightquack che racconta una storia e poi all'interno della storia c'è Paperino che racconta una storia. A un certo punto mi sono detto, ma che, vogliono fare un inside di storie? Poteva venire fuori qualcosa di carino, ma in realtà fondamentalmente Paperino si ricorda e racconta ai nipotini di quella volta che durante un temporale, durante una tempesta piuttosto intensa fuori da Paperopoli, lui ha trovato un castello nero che nasconde dei segreti e mette in allarme i nipotini di non avvicinarci, di stare attenti ad allontanarsi dalla città in caso in cui ci sia una tempesta, ma i nipotini non ascolteranno e a loro volta troveranno il castello nero e dovranno scoprirne un po' dei suoi misteri. Lascio il resto alla lettura individuale nel caso in cui non abbiate letto questa storia, che sì, vuole essere un horror, vuole essere un pochettino thrillerino, vuole essere un pochettino frizzante sotto questo punto di vista, ma allo stesso tempo ricordiamoci che il target di queste storie è il target canonico di Topolino, quindi non si eccede, non si va mai troppo oltre. Sono comunque storie che devono essere lette da tutti, per tutti, e quindi rimangono molto molto leggere, ma allo stesso tempo rimangono comunque piuttosto efficaci nella loro narrazione. E ho trovato questa storia quindi molto interessante, con dei buoni disegni di Giorgio Cavazzano, che qui secondo me o era particolarmente ispirato, ma l'ho trovato piuttosto in forma, quindi sono stato molto contento di questa sua prova, quale grande autore, quindi sono stato molto molto contento per una storia che mi ha tenuto incollato dalla prima all'ultima pagina, con la curiosità di vedere in che direzione si sarebbe andato con questo castello nero e con i suoi segreti, i suoi misteri. Una storia che ho trovato riuscita, però per l'appunto doveva essere una storia di Lord Eightquack, rimane una storia di questo ciclo e rimane una storia molto aderente a questo filone con i suoi stilemi, nonostante anche, se vogliamo, il cambio di autore. È vero che Gualtieri ha sempre collaborato con Nucci alla stesura delle storie di Lord Eightquack, ad alcune delle storie di Lord Eightquack, altre le aveva scritte lui in prima persona, in particolare quella del Lupo Mannaro, che non mi aveva convinto per niente, anzi non mi era piaciuta proprio, però qui mi è sembrato molto a suo agio e molto sul pezzo. Se avessi letto come sceneggiatore Marco Nucci, ci avrei creduto. Il fatto che invece sia segnato come Giulio Gualtieri va bene così, nel senso, mi ci sta bene, cioè ha senso che sia assegnato il giusto sceneggiatore, ma in questo caso specifico, ricordandomi l'altra prova non particolarmente riuscita di questo autore, se avessero messo un altro autore e non lui, ci sarei cascato. Però qui la storia mi è sembrata molto molto onesta, quindi sono stato contento di averla letta in una qualche maniera. Un numero di Topolino che si regge fortemente su Lord Eightquack, che però sappiamo probabilmente un giorno potrebbe essere ristampato all'interno dei volumi da libreria, quindi
non lo so quanto farci conto su questa storia nello specifico, però un numero che, complice anche un po' la debolezza di Minnie Prêt-à-Porter, non riesce a fare particolarmente breccia, soprattutto nel mio cuore di lettore, in una qualche maniera. Diciamo che per una volta ho scelto di partire dall'ultima storia, temendo che Minnie Prêt-à-Porter mi avrebbe deluso. Sono partito proprio leggendo la nuova storia di Minnie Prêt-à-Porter per poi leggere il resto del numero. E non so se questo ha cambiato, modificato la mia percezione del resto del numero, non ne ho idea, non lo sapremo mai fondamentalmente. Però indubbiamente mi ha permesso di dire: ok, non devo leggere come ultima storia una storia che mi annoia, che so già probabilmente annoiarmi. Un numero, cosa che non ha fatto in questo caso specifico, intendiamoci, quindi ok, è stato un colpo di scena, se vogliamo, quasi inaspettato, ma in generale non è stato un numero che mi è sembrato particolarmente rilevante, abbastanza dimenticabile, in attesa forse di un mese di ottobre con storie un pochettino più interessanti, a partire da Circus, che se tutto va come deve andare dovrebbe durare per 5 settimane, quindi accompagnarci per tutto il mese di ottobre, quindi chiudersi in quel di novembre con Lucca. Quindi ok, vedremo come sarà, ne parleremo settimana per settimana. E sinceramente, con una storia in due tempi che si protrarrà per così tanto tempo, io mi auguro che siano capitoli belli intensi, belli interessanti, altrimenti il Topolino potrebbe essere davvero poco interessante di suo. Il resto del numero sono storie per lo più riempitive che, per carità, si lasciano leggere, si fanno leggere piuttosto bene, ma allo stesso tempo le si legge e le si dimentica in pochissimo tempo. Quindi questo non è un numero di Topolino così memorabile. Si regge molto sulla storia di Lord Eightquack, quindi se volete leggere una storia in chiave orrorifica disneyana, cosa che è un connubio che non è quotidiano, ci può stare a recuperare questo numero di Topolino, altrimenti si può lasciar perdere in una qualche maniera, potete lasciarlo nelle vostre edicole. E questo è quanto avevo da dire per voi per oggi. Vi risegnalo che il lunedì, se tutto andrà bene, ci sarà un video un pochettino particolare sul canale, un pochettino lunghino, ma che spero possa essere interessante, e vi invito nel caso a guardarlo e farmi sapere che cosa ne pensate. Per oggi, da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto. Vi ricordo che se volete scoprire qualcosa di più degli autori delle storie disneyane, c'è sempre Paperpedia Wiki, una wiki interamente dedicata al mondo disneyano, di cui vi lascio il link in descrizione. E questo è davvero tutto. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!